Il bar è nato da un'idea di mio nonno che ha preso in concessione uno spiazzo antistante al mare e ha posizionato una scaffalatura e una cella frigorifera in legno con le lische di ghiaccio e tutte le sere venivano portate giù le bottiglie, tutti i giorni venivano portate giù le bottiglie, alla sera portate via e chiuse. Questo è successo dal 39, che è stato il primo anno in cui abbiamo avuto la concessione. Poi negli anni 50 è stato edificato sempre sul suolo demaniale la prima costruzione del bar, che poi è stata ampliata nel 63 e ha raggiunto le dimensioni attuali. La mia famiglia lo gestisce dal 39 ininterrottamente, con prima mio nonno, poi mio padre, poi io e mio fratello, fino adesso. Sempre è stata nostra cura tenere il bene nelle condizioni migliori, cioè sempre a spese nostre, perché quando sei sul suolo demaniale devi provvedere a tue spese. Abbiamo sempre pagato un canone adeguato, non un canone demaniale, ma quasi un canone commerciale, e il bene era di proprietà del demanio. Quest'anno, dall'8 novembre, è passato di proprietà del comune, con varie cessioni che ci sono state dei beni demaniali, e il comune ha deciso di affittarlo, e noi saremmo stati disposti a andare avanti in quella che era la nostra attività, ma il comune non ci ha riconosciuto il diritto a procedere e ha preferito andare ad asta pubblica. E poi rappresenta tutta la mia vita, io ho sempre vissuto lì. 40 anni abbiamo dato da lavorare a parecchie persone qua della zona. Abbiamo sempre cercato di comportarci in maniera corretta, sia nei confronti di tutti, dei fornitori. Io non penso di dovermi rimproverare niente. Abbiamo sempre cercato di dare il meglio, sempre una scelta di prodotti di qualità in tutti i settori che occupano il bar. Mi sarei aspettato di continuare, di avere un adeguamento del canone, che era già, diciamo, congruo, ma essendo aggiornato ultimamente, congruo di continuare in quella che era l'attività, visto che noi abbiamo investito, abbiamo provveduto nel corso degli anni, a mantenere il bene. Quindi un'affidabilità, penso di aver dimostrato un'affidabilità nei confronti del demanio, e non volevamo trattamenti di favore. Ma visto che eravamo in loco da tanti anni, che abbiamo penso dimostrato di essere persone affidabili, un minimo, cioè di poter proseguire il lavoro che abbiamo fatto. Invece l'impressione è stata quella di un'indifferenza, cioè di essere equiparato a una cosa qualsiasi. Invece, al di là dell'edificio, c'è il lavoro di due famiglie, c'è il lavoro di 10 dipendenti, c'è il lavoro di tutta una serie di persone che hanno sempre gravitato a livello economico intorno a quella che è una piccola azienda.